sera dalla Pala Quarta Lauretti di Monteroni, intervista post partita dopo il match tra MD Discount, Quarta Caffè Monteroni e Ambrosia Bisceglie, portata a casa dalla squadra ospite con il punteggio finale di 62-76. Qui con noi il coach della squadra vincitrice, Alessandro Fantozzi. Buonasera coach, partiamo subito con l'analisi della partita, una partita che è stata in bilico per metà partita, poi la svolta nel secondo tempo con una Bisceglie sugli scudi in grado di mettere in difficoltà Monteroni. Più la precisione in attacco o l'energia difensiva? Ma intanto una premessa mi sembra d'obbligo, è chiaro che la partita con l'assenza di Mocavero è stata un'assenza pesante. Detto questo, io comunque temevo ugualmente questa squadra che ha avuto la bravura e la forza di battere in casa a San Severo non più tardi 2 settimane fa. È una squadra che sicuramente con l'assenza di Mocavero ha perso, ma è chiaro che con l'assenza di Mocavero si aprivano ancora più spazi per tutti gli altri giocatori di talento che ha, come Rodriguez, come Poti, come Di Vincenzo, insomma, e tutti gli altri. E quindi ognuno era chiamato a una maggiore responsabilità. Siccome nella mia esperienza tante volte mi è capitato di perdere anche partite con squadre a cui mancava il miglior giocatore, sono ugualmente soddisfatto, onore il merito a Monteroni che ha giocato un'ottima partita, chiaramente con un'assenza importante. Detto questo, è chiaro che noi facciamo della difesa il nostro punto di partenza e quindi credo che poi alla fine la capacità di riuscire a rompere gli attacchi di Monteroni, che effettivamente nel primo tempo ci aveva messo in difficoltà segnando 38 punti, ecco la svolta della partita è stata la nostra maggiore incisività su riuscire a rompere i giochi offensivi di Monteroni. Questa vittoria permette a Bisceglie di staccarsi appunto dalla Monteroni e andare più due, può essere decisiva in chiave playoff? No, assolutamente, mancano ancora 4 partite, il campionato va in un momento in cui tutti gli scontri saranno scontri importanti per le squadre che scendono in campo. E quindi sono le partite della fine stagione, sono così, sempre col coltello fra i denti, e può succedere di tutto, sia che incontri la prima sia che incontri l'ultima. Quindi noi dobbiamo stare concentrati, giocare domenica per domenica e poi alla fine guardiamo dove siamo riusciti ad arrivare. Ringraziamo la sua disponibilità e complimenti ancora per la vittoria. Grazie a voi, buona serata. Eccoci con coach Manfreda. Partita è un po' gettata alle ortiche nel quarto quarto dopo una buona prestazione fino a quel momento per Monteroni, e stanchezza fisica, psicologica, quali sono le spiegazioni del calo dell'ultimo quarto? Io non credo che la partita sia stata gettata nell'ultimo quarto. L'ultimo quarto è la risultanza del fatto che noi abbiamo smesso troppo presto di giocare la nostra pallacanestro. Al di là dell'assenza di Mocavero, che per noi è fondamentale dal punto di vista di leadership, di centimetri e chili in campo ed esperienza, che sicuramente averlo questa sera in una partita per noi decisiva sarebbe stato certamente meglio, sarebbe stata sicuro un'altra partita. Noi abbiamo sofferto oltre misura sotto canestro per la mancanza di fisicità di questa sera. Con Mocavero probabilmente sarebbe stata una partita differente, ma al di là di quello, anche nel primo quarto abbiamo dimostrato senza Mocavero di poter giocare a pallacanestro e tenere testa anche a Bisceglie senza, non dico senza problemi, perché altrimenti, cioè, ci sono anche gli avversari a questo gioco, ma poi dopodiché abbiamo completamente smesso di giocare troppo presto e appena ci sono state le prime difficoltà troppi dei nostri giocatori hanno cominciato a cercare di risolvere la partita per conto loro, e a questo sport è una cosa che non è possibile. Quindi la partita sostanzialmente ha cambiato verso nel momento in cui noi abbiamo perso la nostra anima cestistica. Dopo la pausa pasquale si ritorna in campo contro Giulianova, un'altra squadra più o meno allo stesso livello di Bisceglie. Si riparte più dalle notizie buone, diciamo, dopo dai primi 2 quarti, oppure da questi errori per cercare di migliorare? Ma sicuramente analizzeremo la partita e si ripartirà prima di tutto dall'analisi degli errori, perché quelli vanno, è su quello che bisogna lavorare, bisogna migliorare se stessi.
poi si tratta anche di tener conto di quelle che sono state le cose buone per cercare di farle ancora meglio, ma prima di tutto dovremo analizzare questi nostri passaggi a vuoto che sono pericolosi nell'economia di una partita, noi non possiamo permetterceli. Chiudiamo qui questa intervista, ringraziamo il coach per la sua disponibilità, vi ricordiamo ovviamente di rimanere collegati con noi sul nostro sito www.npmontroni.it, sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Buona serata.